tuo padre faceva l'orto qui. Sì, esatto. Accanto al poligono. Sì. E voi mangiavate la verdura prodotta dal vostro orto. Esattamente. Nessuno ci ha mai detto o comunque mai avvertito riguardo alla possibile tossicità di certe loro attività. Tu sei stato il primo ad ammalarsi? No, prima di me si è ammalata mia nonna. Però era anziana e nessuno si è fatto delle domande. Nessuno si è fatto grandi domande. Poi mi sono ammalato io. 19enne. E dopo una ventina d'anni è toccato a mio padre. Sarcoma sinoviale, 2 mesi, se l'è portato via. E poi c'era la casa di Elisa, che è accanto alla vostra. Anche il marito di Elisa si è ammalato di linfoma. Lui è morto l'anno scorso, ma anche lui combatteva da una ventina d'anni almeno. Cioè, chi ha frequentato queste campagne si è ammalato di tumore. Chi più chi meno si sono ammalati di tumore. Cioè, su una ventina di persone fai che se ne sono ammalati la metà. Ecco Daniele, vedi, dietro quelle colline ci stanno i 7200 ettari del poligono. Questo è già il poligono? Oltre le colline, sì. 7200 ettari? 7200 ettari, da qui fino al mare. Cioè, quindi questa è la tua terra? Esatto. E quello è il poligono. Molti. Te lo sarai chiesto chissà quante notti, te lo chiedo anch'io. A cosa è dovuta la tua malattia? Quali sono state le cause? Nella prima metà degli anni 2000 si è iniziato a parlare di delle attività addestrative e dei colpi che venivano e dei missili che venivano sparati proprio qui dietro, che a quanto pare venivano lanciati da delle piattaforme dislocate qua vicino. Si parlava inizialmente di uranio impoverito, di nanopolveri che una volta arrivati a bersaglio si diffondevano e venivano trasportate dai venti, ma c'è anche di più, perché molti di quei missili, di quei munizionamenti, nella loro spoletta d'innesco contengono il torio radioattivo. Che quello rimane radioattivo per miliardi di anni. E si disperde nel terreno. Si disperde nel terreno quando il missile viene lanciato. Ho fatto due autotrapianti, più il trapianto allogenico da mia sorella. E per fortuna che aveva una sorella identica dal punto di vista del fattore HLA, che è quello della compatibilità del midollo. Eravamo identici come gemelli, pur avendo 3 anni di differenza. L'ha salvato lei? Mi ha salvato lei, anche se 5 anni dopo ho avuto una recidiva, nel 2009. Mi sono curato anche quella, a Cagliari, stavolta. Per 8 anni sono stato in remissione totale. Nel 2018 torno dall'Erasmus in Francia, ero a Tolosa in Erasmus. Pensando di aver archiviato questa questione, avevo un problema, diciamo, un restringimento dell'esofago. Faccio gli esami, faccio una biopsia, linfoma di Hodgkin. La penisola interdetta è un buco nero. Se uno vede dall'alto e poi ci cammina lì in mezzo, veramente rischia di saltare per aria. Perché quando io sono venuto a sapere che dentro il poligono avevano rinvenuto delle aree con materiale radioattivo. Quindi torio. Torio soprattutto. Cioè teulada di uranio
è difficile parlarne perché non c'è nessun atto che lo testimoni. Sicuramente c'è il torio e sicuramente ci sono cinque aree, zone colpi, dove è stato riscontrato, dove sono recintate col simbolo radioattivo. Io innanzitutto ho la casa che sarà 300 metri a linea d'aria. Dal poligono. La casettina che mi sono fatta insieme a mio marito. In più le altre case, come mio marito lavorava lì, erano vicinissimo col filo spinato dentro al nostro terreno. Per due anni ha lavorato lì, ha incominciato a sentirsi male, non riusciva a digerire, non riusciva a andare di corpo, povera creatura, gli è venuto all'intestino pieno, e poi il più grande era vicino giù. Ma perché non ha avuto un solo tumore? Lui era pieno. La relazione che ho pubblicato, quella dell'inchiesta, sì, io li metto tutti e metto 168 nomi di persone che hanno perso la vita, e questo censimento non è che l'ho fatto io, l'ha fatto la squadra mobile di Nuoro, sì, e dice deceduto, leucemia, Villapuzzo, vitrocisate, ex militare, linfoma di Hodgkin, carcinoma gastrico, cioè tutto questo è stato accertato, è legato a nanoparticelle, è legato al torio, cioè quando tu hai questo dato e non lo hai voluto approfondire, non hai studiato, non hai dato nessuna speranza di giustizia a questa povera gente, ho capito che avevano giocato con la vita della gente. Il portino, questo quando era ad Alessandria. Da qui a qui. Questo invece qua, sì. E questo invece quando era militare a Teulada. Quanti anni aveva quando da soldato è stato mandato a Teulada, al poligono? Vent'anni. Sì. Da militare di leva, quindi da soldato, sì, di leva. Obbligatorio. Sì. E quanto ha prestato servizio al poligono di Capolavoro? Praticamente, dunque, ha fatto 12 mesi, meno 3 mesi di CAR che ha fatto a Macomer, tutti gli altri li ha fatti lì, 9 mesi. Abile e idoneo. Abile e arruolato, come si suol dire. E niente, lui è andato lì, dopo un paio di mesi, lui aveva, si era sentito male. Cioè lui dopo due mesi che era a Teulada, nella caserma all'interno del poligono, si cominciava, sì, a sentire male. Sì, perché già lo avevano messo a sterrare i boss. Dopo era dimagrito tantissimo. E come ci andava a dissotterrare i boss? A mani nude, sì. come tanti altri. Dopodiché è finito, sì, il militare, dopo un paio di mesi era entrato in polizia. Quindi lui ha ripreso la sua vita, i suoi, esatto, sogni, le sue, sì, aspirazioni, sì, esatto, superata, sì, questa brutta esperienza a Capo Teulada, esatto, adesso voglio realizzare il mio sogno che è diventare poliziotto. Esatto, sì. Dopo un paio d'anni ha cominciato a dire ma mi fa male qua, mi fa male, e intanto faceva quelle visitine così all'acqua di rose un po', no? A questo punto, sì, è successo quello che, cioè, abbiamo saputo la brutta notizia, che praticamente c'era, a quel punto non tumore, c'erano più dubbi, no, questo tumore al pancreas in metastasi, sia il fegato e quando si è accorto ormai stomaco pieno. Le dico che quello che è passato soprattutto a mia moglie, che non l'ha mollato un secondo nel suo calvario, non l'ha mollato un secondo, perché dopo che c'è stata la diagnosi i dolori si sono affacciati forti. Caspita, ormai era già io ogni volta che ci penso, è morto 16 anni, andiamo ogni settimana noi a trovarlo in cimitero, io non mi vergogno a dire che piango sempre. Se io penso alla sofferenza di mio figlio di quei mesi, io non lo sopporto. Perché noi non abbiamo potuto fare niente, eravamo potenti.
cosa potevamo fare per alleggerirlo? Siete riusciti solo ad accompagnarlo nell'ultima parte del viaggio. Niente. L'ultima cosa che potevate fare. Ma guardi, perdere un figlio vuol dire perdere tutto. La vita, la nostra vita viene distrutta. Gli toglie i colori, la musica, gli toglie tutto. Entra in un mondo grigio che deve aspettare, non si sa che cosa. Aspetti, che cosa? Se le chiede cosa sto aspettando, non glielo so dire, però sto aspettando, non so che cosa. Questo vuol dire perdere un figlio. Cioè, il Ministero della Difesa, per negarvi quello che giustamente vi doveva essere riconosciuto, cioè un risarcimento per quello che è successo a vostro figlio, hanno imputato la malattia di un ragazzo ventenne al fumo, che lui non fumava. Esatto. Sì. Una volta che mi ho deciso, mi sono prodigato per comporre questa cartella clinica unica, e dal dottor Floris, parlando anche perché poi diciamo che abbiamo fatto un po' di amicizia, no? Con il dottor Floris, gli ho detto: dottor Floris, mio figlio, quando ha fatto il militare a Teulada, come si è detto Teulada, ha fatto un salto, un balzo dalla sedia così. Ecco il nesso tra la malattia. Lo sapevano già. Eh sì, lo sapevano già. A questo punto cosa ho fatto io? Sono andato a recuperare i vetrini della biopsia epatica a Sassari. Si sono trovate queste sostanze, tutte quelle dal torio, eccetera, eccetera, eccetera. Torio, piombo, metalli pesanti. Tungsteno, stronzio, acciaio, eccetera, eccetera. E nel fegato in quantità industriali. E questo lo ha scritto nella relazione, esatto, la professoressa. Sì, 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 sì. Ci sono altri 8.000 circa, sì, ragazzi, esatto, come Francesco, esatto. 8.000 malati, sì, e quasi tutti per cause direttamente riconducibili al servizio, sì, militare. A nessuno di loro vuole essere riconosciuto il risarcimento. Esatto. Se n'è andato, posso dirlo, quasi ha cantato la sua canzone preferita. È l'ultima cosa che mi ha detto, mi ha preso, mi ha abbracciato, mi ha detto: mamma, ti voglio bene. Qual era la canzone? Era una canzone in inglese, non in inglese. Lui amava questi gruppi. Quando abbiamo preso la traduzione di quella canzone, dove vado non lo so. Penso che sia qua. È scritta qua. Dove vado proprio non lo so. Devo prenderla con calma. Oggi l'amore non ha sorriso. Ha portato via il mio dolore. Quando troverò la tranquillità di spirito, vi darò un po' del mio divertimento.